Presidente, da queste prime battute sembra una buonissima Akragas, considerato anche l'avversario, il caldo, la preparazione atletica, però se il buongiorno si vede dal mattino siamo a buon punto. Ma abbiamo visto una squadra giovane, una squadra con dei buoni fraseggi di gioco, messa bene in gamba con delle buone individualità. È chiaro che siamo all'inizio, dopo una settimana di preparazione, la prima partita, il caldo che c'è. Voglio dire, è un primo test importante che però non deve essere, come dire, già preso come un test finale. Noi stiamo vedendo in campo dei giovani aggressivi, dei giovani messi appunto con la giusta determinazione in campo dal mister di Napoli. Vedremo un po' sicuramente nei prossimi giorni di limare ancora l'organico, quindi di completare con un paio di giocatori di esperienza, e speriamo bene, perché se, come dicevi tu, il buongiorno si vede dal mattino, vuol dire che siamo messi proprio bene. No, sicuramente quello che interessava oggi per vedere delle indicazioni che dava la squadra, e sicuramente le prime indicazioni sono che si vede già il lavoro dell'allenatore, sta iniziando a dare i frutti, vuol dire che è un gruppo che segue l'allenatore, le sue direttive, e che con molta, e le sa applicare con molta, diciamo, dimestichezza. Questo già sono dei segnali importanti. Qualche giovane che ti ha impressionato più degli altri? No, ma tutto il gruppo ho visto delle buone indicazioni. Buon primo test dell'Akragas, che batte in amichevole 8-0 l'equipe siciliana. Sì, e oggi abbiamo concluso la prima fase di preparazione. Sono contento dei ragazzi di come stanno lavorando. Oggi hanno fatto un bel test, ma non tanto per il risultato, ma per l'intensità che hanno profuso e per quello che noi abbiamo preparato durante la settimana, per i concetti di gioco che noi stiamo cercando di inculcarli, e loro oggi hanno risposto in maniera positiva. Dobbiamo continuare a lavorare, perché c'è da lavorare ancora. In cosa deve ancora migliorare e crescere la sua Akragas? Dobbiamo essere più cinici là davanti, dobbiamo essere più nella gestione della palla, quando recuperiamo il pallone a non sprecarlo, perché deve essere un momento dove dopo i 7-8 secondi che ci mettiamo per recuperare la palla dobbiamo gestirla bene per poi verticalizzare in maniera più veloce. Tanto pubblico sugli spalti per seguire la prima dell'Akragas, soddisfatto della presenza dei tifosi? Ma io, per me il pubblico è il nostro 12° uomo in campo. Io non sono frasi fatte, ma io sono un uomo loro, un uomo del popolo, quindi sono contento che loro ci stanno vicino, sono contento di come si stanno comportando, e spero che loro possano darci sempre la mano, perché i ragazzi hanno bisogno di loro.